Mi è rimasto impresso un po' le persone con cui diciamo, mi sono relazionato lì con le persone che hanno per preparare tutte le documentazioni, che si impegnavano al massimo per far sì che questi bambini e queste donne venissero liberate da questa immane guerra. Lui è Ennio Marotta, che insieme ai colleghi Carmine Nicodemo e Fabrizio Giudice delle Autolinie Curcio sono stati i veri protagonisti del viaggio solidale Cilento-Polonia, andata e ritorno, organizzato dalla Rotary Club del Golfo di Policastro per allontanare dalle bombe 40 ucraini. Famiglie che da giovedì scorso hanno trovato ospitalità negli alloggi messi a disposizione dai soci dell'associazione Cilento Verde Blu, presieduta da Giuseppe Damiani. I tre autisti hanno visto con i propri occhi cosa accade ai confini con l'Ucraina e i sentimenti che serpeggiano tra i rifugiati. Tra di loro, dice Ennio, c'è anche chi non vuole allontanarsi troppo dal proprio paese, ma per un motivo ben preciso. Perché loro sono convinti che diciamo, la guerra finirà a breve, dice noi non ci vogliamo allontanare dalle nostre zone, rimaniamo zona Polonia, in modo che finisce subito la guerra e ritorniamo nelle nostre zone. Delle 40 persone che sono salite a bordo dell'autobus, tutte avevano buste di plastica della spesa piene di panni e ricordi. Nessuno di loro aveva una valigia. Evidentemente non hanno avuto il tempo di organizzarsi al meglio, nemmeno la fuga, dice Ennio, che commosso ricorda Veronica, una bimba che durante il lungo viaggio gli ha mostrato simpatia. Abbiamo accompagnato questa famiglia con una mamma con tre bambine che l'hanno accolta, una famiglia di Sapri. La bambina si chiamava Veronica, era una piperina proprio bellina, affabile. Si vedeva che mancava qualcosa a lei, qualcuno, una figura maschile. Perché a me e al mio collega Carmine ci ha fatto molto, al momento del saluto, ci ha fatto molto commuovere. Penso che in qualche giorno passerà e chiamerò la famiglia per un momento di incontro, giusto per salutarla, vedere se si ricorda di nuovo, passare qualche oretta con lei. Tra le scene che hanno colpito il cuore dei presenti all'arrivo del bus nel Cilento, un ragazzo che fa volare in alto la sorellina e poi la stringe tra le sue braccia con un sorriso. Un momento di serenità prima che i pensieri tornino rapidamente nella torturata Ucraina.